braccio sinistro. Perfetto. Fermi così. Guardate me. Sorridete. Fermi. Sorridete. Sorridi. Dai. Fate finta di essere felici. Alza un po' la maglia. Perfetto. Qua ragazzi, anche di qua. Aspetta qua. Accendi tutto. 18,7 sulla ruota di mare, Ok. Qua? Grazie. Fate finta di essere felici di stare a fare. No, sono felice. Tu devi ridere, sennò. L'ho detto prima, se fatto prima la battuta, non rido. Vi accomodate, non state lontano, accomodati, dai, fino a fine. Ok. Iniziamo con una. Sì, facciamo una noi. No, una alla volta, iniziamo con gli altri. Iniziamo una e uno, sì, facciamo uno, tiriamo una decina di minuti ognuno. Sì, inizia a scattare. Chi inizia? Io, dai, ci racconti un po' di te, un po' le tue caratteristiche da centrocampista, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma niente, diciamo che sono un giocatore mediano, mi reputo mediano, anche se l'anno scorso ho fatto quasi tutto il campionato alla mezzala sinistra. Sono un giocatore che mi piace giocare palla a terra e quindi niente, così. Considerata la tua giovanità, hai delle aspettative per questa stagione di Serie B personale? Spero di poter dare il mio contributo in questa squadra. Ho visto subito che siamo una squadra molto forte, ci sono tanti giocatori e tutti con un livello molto alto, quindi spero di ritagliarmi il mio spazio e dare un buon contributo. Ho avuto tante richieste quest'estate, però appena ho saputo di Bari, e in Serie B credo che sia una delle piazze più importanti, se non la più importante, quindi era difficile rifiutare. E la tua occasione? Per il mio, un'occasione importante per dare una svolta per la tua carriera? Sicuramente. L'anno scorso ero a Terni e ho fatto una buona stagione e sono contento. Ora, venendo a Bari, credo che ho aumentato il livello, quindi questa stagione è importante. Di quello hai detto che ti senti comunque un mediano, anche se l'altro l'anno scorso la mezzala nel centrocampo a tre di grosso, quindi ti vedi comunque davanti alla difesa o ti ripropone un momento alla sinistra? Sì, ripeto, mi reputo più mediano, ma vedendo quello che vuole il mister, credo che anche fare la mezzala sia poco diverso, insomma, perché il mister vuole un gioco dove tutti siano coinvolti e quindi fare mediano a mezzala cambia poco. Ma forse l'unico difetto è stata la partenza, un po' i primi minuti abbiamo subito quei gol in pochi minuti appunto dall'inizio, però il grande pregio è stata la reazione della squadra. Ho visto una squadra che nonostante il 2-0 in un campo difficile ha voluto reagire e l'ha fatto. È stata sfortunata perché poteva prendere qualche punto importante, però non è stato così. È normale che quando ti stacchi da una società importante come la Fiorentina un po' dispiace, però sono altrettanto felice perché sono arrivato in una società importante, una piazza importante, quindi mi reputo fortunato. Senti, che campionato stai vedendo, anche se siamo all'inizio, anche rispetto alla scorsa stagione, non c'è stato comunque protagonista, quella per me, uno di più positivo? Ma il campionato di Serie B è sempre molto equilibrato e si vede anche in questo inizio di campionato che è un po' nella stessa linea dell'anno scorso. Quest'anno forse ci sono piazze più importanti, squadre ancora più forti, quindi il livello credo sia aumentato, però la Serie B è strana, non si sa mai come può finire, quindi vedo un campionato molto equilibrato. E Bari in che fascia, se puoi collocare una fascia? Credo che il Bari sia una delle squadre più forti di questo campionato, nelle prime. Senti, hai parlato un po' con il tuo compagno della prossima stagione, del Fendi, noi anche della prossima stagione a Bari? Sì, l'anno scorso con Marino appunto spesso mi parlava di questa piazza e di quanto è importante, di quanto è bello giocare qui, quindi ho scelto questa piazza anche per questo, insomma, no? L'anno scorso ho stato stretto contatto con Marino e mi ha fatto vedere anche dei video di playoff di qualche anno fa, di qualche partita, e è stato davvero emozionante. Magari per vedere il video in cui Marino è protagonista, perché va a pesca, poi scende l'aeroporto, non so,
Non so, quello non me lo ricordo, però mi ha fatto vedere parecchi video e del pubblico, di questo stadio, della squadra, è davvero bello. Senti, hai detto che ti senti più mediano di Medrà, anche se hai fatto bene anche da Medrà. I tiri che non vari, anche da come ti stai allenando, tu possa essere più Medrà anche perché c'è forse meno concorrenza, nel senso che... Ma credo che la concorrenza in questa squadra ci sia in qualsiasi ruolo, perché ho visto davvero... Non so quanti siamo precisamente, ma davvero tutti a un livello alto, quindi la concorrenza c'è in ogni ruolo. Ma credo che arrivare a Bari sia un passo in avanti rispetto alla passata stagione. Ora sono qui per dare il massimo, ripeto, però quando ho saputo di venire a Bari ero felicissimo, perché comunque era anche l'anno scorso quando ci ho giocato, dà sempre un'emozione diversa giocare in questo stadio rispetto a tanti altri, quindi è stato davvero facile decidere di venire qui. Speriamo sia di buon auspicio allora. Beh, sì, lui sì, sicuramente, anche della città, lui essendo barese mi ha parlato spesso di questa città anche al di fuori del calcio e quindi mi ha fatto vedere tante cose, dei posti che purtroppo non ho ancora potuto vedere, ma sicuramente vedrò. Grazie Jacopo, niente. Sì, sì. Devo dirti che quando sei entrato in campo lo scorso anno con la maglia di Benevento, io dissi: com'è possibile che abbiano tenuto questo in panchina tutto questo tempo? Perché spaccasti la partita in due, praticamente. Se ricorderai bene, no? Sì, 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 me lo ricordo. Sì. Allora. Come sta questa esperienza a Benevento? Perché spesso panchina, hai giocato, però hai fatto anche panchina. Sì, sì, penso che ho fatto 2 anni, penso, positivi per come è andato, però alla fine. Penso che uno deve sempre meritarsi di giocare, perché non tu durante la settimana, in base a quello che fai, penso che il mister alla fine giudica e fa le formazioni. Quindi se a volte non ho giocato, penso che sia stato anche per colpa mia. Invece il fatto di essere titolato, ma tu sei un prestito, quello che pare ha comprato il tuo cartellino. Sì, 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 non ho titolo definitivo, sì. Sì, sì, sicuramente è stato comunque una cosa molto importante, infatti io ho aspettato fino all'ultimo. Però alla fine la scelta è stata a Bari, dove comunque penso che non sono io devo dire l'importanza della piazza e si sa già, quindi sono felicissimo e spero di ricambiare la fiducia della società. Cosa ti ha convinto, diciamo, ad accettare questa nuova sfida professionale? Sicuramente alla fine comunque c'è un progetto e io comunque avevo delle ambizioni, perché comunque arrivo in una piazza dove penso da un paio di anni comunque si gioca sempre qualcosa alla fine e quindi penso che ho la possibilità di fare un bel campionato e di poter lottare per qualcosa di importante. Si è parlato della formazione, si è punta centrale oppure esterno d'attacco? Sì, sì, no, io mi devo limitare a allenarmi bene e poi ci penserà il mister a fare la formazione. Ma fantacalcio, dai, un po'. No, non ho mai fatto fantacalcio in vita mia, quindi non so proprio. Allora, ma io l'anno scorso ho fatto quasi tutto il campionato da esterno, anche se sono nato come prima e seconda punta. Penso che il calcio moderno comunque il ruolo conta poco adesso. L'importante è quello che hai dentro e quello che ci metti in campo. E poi l'adattamento fa parte del calcio, quindi alla fine per me lì davanti dove mi metto cerco di dare sempre il massimo. Ah no, assolutamente, sono da stimolo, perché comunque è gente che ha fatto Serie A per tanti anni e io comunque ho la possibilità di imparare qualcosa da loro e di mettermi alla prova pure. Volevo chiedere come stai fisicamente e se ci sono possibilità di vederti già dal primo minuto contro Venezia.
No, fisicamente diciamo sto abbastanza bene, anche se comunque io ho fatto una ventina di giorni dove mi allenavo a parte e sicuramente sono un po' indietro di condizioni, però alla fine mi sto allenando regolarmente e poi penso che la scelta sarà il mister a decidere. Sì, sicuramente comunque io dal primo giorno sono arrivato ho capito comunque che c'ha una mentalità diciamo un po' diversa dalle altre, perché uno che prepara tutte le cose nei minimi dettagli che sono quelli che alla fine ti fanno la differenza, e avere un campione del mondo come allenatore penso che ti può dare solo la voglia di fare qualcosa di più. Sì, vabbè, però questa è la vita alla fine. Io dal primo giorno che sono arrivato mi hanno detto che il progetto è loro, io l'ho accettato, mi era dispiaciuto, però alla fine è uno stimolo in più, quindi io dopo il giorno comunque ho detto va bene, c'è un'altra sfida, quindi non è un problema. Alla fine la vita è fatta di questo, però ho la possibilità di fare un bel campionato e poi a fine stagione vedremo. Ma penso il gruppo alla fine, comunque, perché nei momenti difficili penso si vede il gruppo. Comunque alla fine io da 2 anni che sono stato là non ho passato sempre dei bei momenti, però ho avuto un gruppo e dei ragazzi fantastici, quindi con l'aiuto di tutti si viene fuori. Quello è la differenza. La sconfitta vi lascia un po' un segno? Sì, perché dopo quella sconfitta comunque abbiamo fatto un paio di sconfitte, però penso che il campionato di Serie B lo conosciamo tutti, è lungo ed è molto particolare. Però alla fine siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo. Invece che il Porto è nel 4-0 a Bari, è stato quello il primo momento nel quale avete pensato magari quest'anno può essere un anno particolare? Ma è stato diciamo una partita un po' strana quella, perché penso fino alla fine del primo tempo se non meritavamo di andare in svantaggio alla fine il 0-0 andava bene, poi nel secondo tempo c'è stata un'altra partita. Però sicuramente vincendo qua 4-0 alla fine comunque qualche cosa in più ti dà e ti fa capire comunque che hai la possibilità di giocarti qualcosa. Però alla fine la Serie B sappiamo tutti che campionato è. Un'ultima domanda, Benedetto ha giocato dall'esterno, destro o sinistro, cioè giochi tutti le spike check, se non ti si accende e tira o giochi esterno per forzare? Ah no, ho fatto sempre la sinistra a Benevento. Sinistra col piede? Col piede destro, sì. No, ma penso che la maturità che c'è adesso, perché io comunque quando ero giovane non è che facevo una vita proprio professionale, devo essere sincero, e quindi un po' anche sbagliato, perché diciamo fino a qualche anno fa avrei anche smesso di giocare per la vita che stavo facendo, però per fortuna ho avuto un'altra possibilità e penso che da 3 anni da questa parte comunque sto dimostrando comunque qual è il mio valore. Sì, cioè, sono stato con una... ora non mi Buonaventura, c'è stato in primavera con me, ha giocato il Brivio, era dell'Atalanta, e quindi no, un po' ce ne stanno, anche se non mi ricordo adesso i nomi, però cioè, è stato un bel settore giovanile. Perché ti chiamano il pistolero? Ma sinceramente
Non lo so neanche io sto soprannome, me l'hanno dato a Caserta alla fine. Penso qualche collega vostro della Lega Pro Channel, che alla fine non l'ho mai capito il perché. Forse per un gol che ho fatto, penso per quello. Sì, no, sicuramente penso che Flora alla fine della scorsa penso che sia arrivato a gennaio, che ha fatto anche un paio di gol, se non sbaglio. Però penso che comunque noi l'attacco e la difesa, penso che noi l'anno scorso eravamo tra le migliori difese, se non sbaglio. E quindi sicuramente se tu riesci a fare un gol e non ne subisci uno, comunque alla fine qualcosa porti a casa. Però già penso da come si è visto, comunque Bari è una squadra comunque che fanno gol un po' tutti, anche difensori e centrocampisti. Per ora stanno facendo gol e penso che arriverà pure il momento degli attaccanti. Dal punto di vista del sacrificio tattico, perché bisogna segnare, per cercare anche di costruire, siccome il Bari ne ha subito un gol, diciamo, due pochi minuti, ecco, essendo una squadra che propone il gioco, volte porta il gioco, quindi offensiva, mi viene però chiesto anche di aiutare i terzini che spingono molto e quindi spesso la. No, sicuramente penso che comunque se tu perdi la palla in avanti la prima cosa che devi fare è quello di cercare o di recuperarlo subito o comunque di impedire qualche contropiede. Però alla fine penso che il ruolo dell'esterno sia comunque quello di dare una mano, perché l'anno scorso l'ho fatto per la prima volta e comunque facevo avanti e indietro per tutta la partita finché ce la facevo. E penso che comunque le vittorie si ottengono insieme e le sconfitte pure insieme, quindi alla fine bisogna darsi una mano tutti. No, sicuramente, penso di continuare a fare quello che sto facendo questi ultimi anni. Poi penso che la testa è quello che ti fa la differenza. Io comunque vengo in campo ogni giorno per allenarmi al massimo delle mie possibilità e poi la domenica alla fine penso sarà una conseguenza di quello che tu fai durante la settimana. E poi il resto la fa anche la vita fuori, che è una delle cose più importanti anche. Sicuramente, penso che se uno più arrivi lontano a fare un certo tipo di carriera, penso che vuol dire comunque hai fatto una vita sia in campo che poi soprattutto fuori dal campo, penso da professionista, e quindi è giusto che sia così. Cosa ti rimproveri, no? Se non vuoi rimangare il passato in particolare, quello che ci hai raccontato? Che potevo magari stare un po' più tranquillo, diciamo, è l'unica cosa, però alla fine della vita, cioè io non rimpiango niente. Sono stati degli errori che alla fine mi sono serviti comunque adesso, perché ci sono qua 29 anni quasi, comunque avere un'altra possibilità del genere vuol dire che comunque qualcosa ho cambiato nella mia vita. Grazie a tutti.